Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Passo come conflitto di interessi, lo dica lei. No, anch'io l'ho detto qualche volta, lo ripeto. Lo ripeta, allora, ecco, lo ripeta. Più o meno l'80% dell'aumento dei prezzi che c'è stato per il gas, per il petrolio, per il frumento, per il mais, per il cotone, è avvenuto prima della guerra. Quindi la guerra ha contato soltanto per un 20% circa per l'aumento dei prezzi. Questo non è una buona notizia, è una brutta notizia, nel senso che se la guerra finisse, come tutti speriamo, rapidamente, magari i prezzi scendono un pochino, però è difficile che tornino al livello dove stavano un anno fa, perché questo aumento dei prezzi è dovuto ad altre cause. L'anno scorso ci sono state delle politiche molto espansive che ci dovevano essere, ma forse alcuni paesi, tipo gli Stati Uniti, hanno un po' esagerato. Ma perché, scusi professore, non la voglio mettere in difficoltà, ma mi vuole spiegare perché continuiamo allora noi in generale, a raccontare questa storia? Cioè, a chi fa gioco raccontare che è tutta colpa della guerra? Ma sinceramente non lo so, questo bisognerebbe chiederlo a chi lo racconta. Io credo che sia dal punto di vista dello storytelling, cioè del raccontare una storia, molto più facile spiegare l'aumento dei prezzi con la guerra. Poi alcuni si possono pensare che si fa questo per dire guardate, non so, è colpa di questo, la guerra è colpa di quest'altro, eccetera. La realtà è un'altra. Sappiamo che purtroppo l'aumento dei prezzi c'era anche prima. E questo impatto che stiamo vedendo sull'economia italiana, che è avvenuto nel primo trimestre con una caduta del PIL dello 0,2%, in gran parte è dovuto all'aumento dei prezzi che c'è stato prima della guerra e che è come una tassa che l'Italia paga ai produttori se i prezzi vanno su, e che conta più o meno circa intorno agli 80 miliardi. Questo è l'aumento delle importazioni di materie prime, il costo di materie prime che è aumentato rispetto al 2019, confronto al fatto 2019, perché il 20 e il 21 sono state, come sapete, anni un po' particolari. E questo è quello che ha frenato per ora l'economia italiana. Allora,